rigore. Rigore del 5. Certo che la parava. Di rigore, cosa è mancato? No, diciamo che non siamo riusciti a chiudere definitivamente la partita perché abbiamo avuto tra pali, parate del loro portiere, qualche errore grossolano sotto porta, non siamo riusciti a fare il 3 e il 4-0. La squadra nel primo tempo era un po' contratta, deve sbloccarsi perché nel primo tempo specialmente se applichiamo quello che ripeto che si prova perennemente potevamo fare già nel primo tempo molto meglio. Brava anche la squadra avversaria, però dobbiamo essere più tranquilli nelle giocate come nel secondo tempo. E diciamo che soffrendo quest'anno dobbiamo soffrire più del dovuto l'anno scorso su 3-4 azioni da gol, facevamo il 4 gol quest'anno, quando ne facciamo 5-6 creiamo, ne facciamo 2. Il secondo è un errore banale e il primo è una leggerezza collettiva su una punizione rimettendo una palla al limite dell'area invece che respingendola lateralmente, tutto qui. Sono errori banali che al primo errore, vediamo anche il rigore, una palla che anche è stato bravo Casini a parare, un piccolo errore noi veniamo subito puniti, ecco, invece per fare gol dobbiamo creare tantissimo. Le energie fisiche le recupereremo in questi giorni e nervose i ragazzi la troveranno perché se facciamo queste partite non si possono finire partite come domenica scorsa 1-1. Se creiamo così tanto dobbiamo concretizzare ed essere bravi nella gestione del risultato anche mantenendo il possesso di palla.